Buonasera e ben ritrovati al nostro appuntamento. Questa sera vi parlerò di questo libro, La fame di Martin Caparrós. Questo libro è stato pubblicato nel 2014, è stato tradotto in Italia nel 2015 e nel 2016 ha vinto il premio al Festival Internazionale Tiziano Terzani a Udine. Martin Caparrós è uno scrittore e questa sua predisposizione, questa sua storia emerge tra le pagine di questo libro, nella scrittura di questo libro, che è un libro inchiesta, un saggio, ma che appunto si legge come un'opera di narrativa. E Martin Caparrós inoltre ha studiato storia alla Sorbona negli anni in cui era in esilio, quando in Argentina c'era la dittatura, e anche questa sua predisposizione, questa sua formazione emerge nella sua scrittura. Questo libro è frutto di molti anni di ricerca da parte di questo autore che ha girato diversi paesi e riporta dati, ma soprattutto storie su quella che è la fame nel mondo. Come dice il titolo, questo è il tema di cui parla questo libro. Questo libro si parla di quella quasi un miliardo di popolazione mondiale che soffre la fame, la denutrizione, la malnutrizione. Parla dei paesi poveri, ma parla anche dei paesi ricchi. Parla dell'obesità, che è un'altra forma di malnutrizione che è dovuta agli stessi problemi, alla povertà, all'emarginazione, allo sfruttamento, alle speculazioni. Martin Caparrós ha una scrittura molto dura, è molto critico verso gli enti internazionali, verso gli stati, verso le istituzioni religiose, e colpevoli di non saper o non voler risolvere questo problema. Martin Caparrós si chiede ad esempio come mai nel mondo sia possibile produrre cibo per 12 miliardi di persone, eppure dei 7 miliardi che sono gli abitanti, un miliardo soffre di denutrizione. Vi leggo direttamente alcuni passaggi di questo libro per farvi capire come l'autore racconta le storie, come ci presenta le situazioni che ha incontrato in questi anni di ricerca. Credo che questo libro sia cominciato qui, in un paese molto vicino a qui, nel profondo del Niger, qualche anno fa, seduto con Aisha su una stoia di fronte alla porta della sua capanna, quando lei mi raccontava della palla fatta con la farina di miglio che mangiava tutti i giorni della sua vita. E io le domandai se mangiava davvero quella palla di miglio tutti i giorni della sua vita. E ci fu uno shock culturale. Beh, tutti i giorni che posso. Mi disse così e abbassò gli occhi con vergogna. E io mi sentii un verme. E continuammo a parlare del suo cibo e della mancanza di quel suo cibo. E io, povero sprovveduto, mi confrontavo per la prima volta con l'espressione più estrema della fame. E dopo un paio di ore piene di sorprese le domandai, per la prima volta, la domanda che in seguito avrei fatto così tanto, se avesse davvero potuto chiedere quello che voleva, qualunque cosa, a un mago capace di dargliela, che cosa gli avrebbe chiesto? Aisha esitò per un po', come chi si confronta con qualcosa di inconcepibile. Voglio una vacca che mi dia molto latte, così se vendo un po' di latte posso comprare quello che serve per fare le frittelle da vendere al mercato, e così, più o meno, me la caverei. Intendevo che il mago può darti qualunque cosa, tutto quello che gli chiedi. Qualunque cosa davvero? Sì, tutto quello che gli chiedi. Due vacche? Mi disse in un sussurro e mi spiegò. Con due sì che non avrei fame mai più. Era così poco, pensai come prima cosa. Ed era tanto. Conosciamo la fame, siamo abituati alla fame. Abbiamo fame 2-3 volte al giorno. Nelle nostre vite non esiste niente che sia più frequente, più costante, più presente della fame e al tempo stesso, per la maggior parte di noi, niente che sia più lontano dalla fame vera. Conosciamo la fame, siamo abituati alla fame, abbiamo fame 2-3 volte al giorno, ma tra la fame ripetuta, quotidiana, saziata ripetutamente e quotidianamente che viviamo noi e la fame disperante di chi non può soddisfarla, c'è tutto un mondo. La fame è, da sempre, motore di cambiamenti sociali, progressi tecnici, rivoluzioni, controrivoluzioni. Nulla ha influito di più sulla storia dell'umanità.
Nessuna malattia, nessuna guerra ha ucciso più gente. Ancora oggi nessuna piaga è tanto letale e al tempo stesso tanto evitabile quanto la fame. Continua ancora l'autore, proprio nelle prime pagine del suo libro. Migliaia e migliaia di fallimenti. Ogni giorno muoiono nel mondo, in questo mondo, 25.000 persone per ragioni che hanno a che vedere con la fame. Se voi, lettori, lettrici, vi prendete il disturbo di leggere questo libro, se vi entusiasmate e lo leggete in, diciamo, 8 ore, in quel lasso di tempo saranno morte di fame circa 8.000 persone. 8.000 persone sono molte. Se non vi prendete il disturbo di farlo, saranno morte lo stesso, ma voi avrete la fortuna di non averlo saputo. Quindi, probabilmente, preferirete non leggere questo libro. Forse io farei la stessa cosa. È meglio, in genere, non sapere chi sono, né come, né perché. Ma avete letto questo breve paragrafo in mezzo minuto. Sappiate che in questo lasso di tempo nel mondo sono morte di fame soltanto da 8 a 10 persone. Tirate un sospiro di sollievo. E se magari allora decidete di non leggerlo, forse continuerà a girarvi in testa la domanda. Tra tante domande che mi faccio e che questo libro si fa, ce n'è una che spicca, che risuona, che mi assilla senza sosta. Come riusciamo a vivere sapendo che succedono queste cose? Io vi lascio con questo interrogativo di Martin Caparrós e vi invito veramente a leggere questo libro. Grazie e buona serata. Orchestra di motori ne accompagnano i sospiri, logici, dove è andato ieri se ne andrà. Se guardi nel...